Altro tassello nel 4-3-3 di Zemalandia. È terminata positivamente la lunga trattativa tra l'Atletico Roma ed il Pescara per il passaggio di Antonio Balzano in bianco-azzurro. Il terzino destro classe 86 è ufficialmente d'Annunziano con la formula della comproprietà ed oggi pomeriggio ha raggiunto i compagni in ritiro di San Martino al Cimino. Nelle immagini il gol con la prodezza balistica segnato l'anno scorso sul terreno del Pisa. Due le marcature per il terzino. Balzano si giocherà un posto da titolare con Damiano Zanon. Sempre oggi è partita ufficialmente la campagna per la sottoscrizione dell'abbonamento per seguire le gare casalinghe del Delfino, che si protrarrà fino al 15 di settembre. In contemporanea partirà sia la campagna per la conferma dei posti dello scorso anno in favore dei vecchi abbonati, che proseguirà per 10 giorni, sia la campagna per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti. La location è quella dell'ex silos della stazione vecchia di Pescara. 4-3-3, io gioco all'attacco, è lo slogan della promozione della campagna tesseramenti. In prima divisione, Carmine Gautieri ha perfezionato il proprio accordo con la Virtus Lanciano, vincendo la timida concorrenza di Torricelli. Sarà presentato a stampa e tifosi la prossima settimana. Dunque il nodo allenatore, e come da noi anticipato, è ormai sciolto.